Mentre pregava io, bello e fatale un giovine. Sandrino, mi potresti leggere un po' la gazzetta? E dov'è? Non la vedi? No. Dai un'occhiata in giro, dovrebbe esserci. Ti dispiace? Ma no, mamma, cosa vuoi che mi dispiace? Come? Parli da solo? Sento aria, Ale. È aperta la finestra. È chiusa, mamma. Ho trovato il giornale. Ah, mi pareva. Cosa vuoi che ti legga? Se tu avessi la compiacenza di leggermi chi è morto. Chi è morto? Chi è morto? Dunque. Zerbani Luisa, Cavalli Giambattista, Araccioppi Gustavo, Saraceno Elisabetta. Ne conoscevi qualcuno? No, non conosco nessuno. E Culle? Né culle, né matrimoni, né lauree. E adesso cosa vuoi che ti legga? Leggimi qualcosa. Ma che cosa? Non posso mica leggere tutto il giornale. Ti leggo i titoli, poi tu mi dici. Va bene. Casellante spappolato dal treno in corsa. Era ubriaco? Impossibile stabilirlo, d'altronde. Com'è triste. Matricidio preterintenzionale. Il figlio uccide la madre perché vuole costringerlo a fare il bagno. Buono quello. Due coniugi pensionati si tolgono la vita aprendo il rubinetto del gas. Lui 68, lei 53. La mia età. Ma che brutto giorno. Non c'era notizia più allegra. Il re d'Inghilterra è morto, lasciando nella costernazione più costernante e costernata. Ma c'è la regina. Punto. A capo. Come sono infelice. Cos'hai? Vuoi una caramella?